Ben ritrovati carissimi amici, ci troviamo nei nostri appuntamenti di approfondimento in compagnia del dottor Gigi Torchio, che saluto. Buongiorno a tutti. Buongiorno medico, andiamo a medico chirurgo specializzato in medicina dello sport, omeopata e studioso di medicine naturale. Dunque, dottor Torchio, con lei abbiamo affrontato degli appuntamenti di approfondimento sulle bevande in generale, ma siamo andati nello specifico. Abbiamo parlato dell'acqua, abbiamo parlato dei vini, dei prezzentini della birra, abbiamo parlato dei superalcolici. Io oggi con lei vorrei parlare delle bibite gassate, dei succhi di frutta zuccherati e non, di tutto ciò che sono estratti di soia, estratti d'avena, riso e poi degli estratti invece naturali, solo unicamente con la frutta e la verdura. Benissimo. Allora, parlando di bibite gassate, zuccherate, diciamo che questa è stata una delle peggiori invenzioni del nostro secolo. Ecco. Perché intanto parliamo di bibite che non hanno nulla di naturale all'interno, prodotte chimicamente, con aromi non naturali, con un grosso quantitativo di zucchero, poi sapete che possono contenere caffeina, sostanze eccitanti, sono diabetogene, fanno Certo. ingrassare, essendo molto gasate, diciamo, smuovono quel muco che ricopre lo stomaco a protezione dall'acidità e quindi favoriscono anche la gastrite in generale, per cui le bibite gassate in teoria, ripeto, dovrebbero essere abolite, non fanno bene né ai bambini né agli adulti né agli anziani, sono proprio un peccato di gola, però alla fine non conveniente perché abbiamo tante altre bevande che possono soddisfarci, soprattutto più naturali, senza darci tutti questi problemi. Attenzione però, hanno fatto delle bibite zero, cioè zero calorie, zero zuccheri, zero grassi. Cosa ci metteranno per zuccherarle allora queste bibite? Dobbiamo leggere sempre le etichette e vedere che all'interno ci siano dolcificanti possibilmente sia pure alternative allo zucchero, ma che siano naturali, che non siano chimici. Possiamo anche digitare il nome del dolcificante su Google per capire che cosa dice l'OMS, proprio per evitare di assumere tutta una serie di sostanze chimiche di questi prodotti light che sempre sono bibite e quindi comunque andrebbero limitati. È una questione di abitudine perché ovviamente abbiamo a disposizione poi tra le bevande anche tutta una serie di succhi di frutta. I succhi di frutta dovrebbero essere biologici, quindi Sì. derivare da frutta biologica, dovrebbero Sì. essere lavorati in maniera da non perdere le loro proprietà. Indubbiamente sono già una scelta molto, diciamo, più indicata rispetto alle bibite gassate. Però attenzione, tutto ciò che è confezionato e impacchettato non riuscirà mai a mantenere le proprietà vitaminiche, antiossidanti e nutritive della frutta fresca. Certo. Quindi la scelta del prodotto confezionato dovrà essere una scelta comunque di riserva quando magari vediamo che il male è minore, ma se noi vogliamo veramente bere qualcosa di salutare, dovremmo Fare un estratto di fare un frutta e estratto verdura. di frutta e verdura di stagione, anche Certo. questa biologica, dobbiamo controllare che se la frutta non è biologica vengano tolte le bucce nel momento in cui si fa la centrifuga o si fa l'estratto con questi macchinari che arrivano. Possiamo prendere anche una spremuta di melograno, possiamo prendere le spremute, abbiamo un sacco di bevande salutari che sono meglio dei cibi confezionati. Attenzione però, ricordiamo che con macchine tipo l'estrattore o la centrifuga si toglie tutto ciò che è fibra, quindi non causa gonfiore, giusto? Ecco, infatti l'estrattore, la centrifuga ci permette di evitare quell'eccessivo gonfiore che può derivare da un utilizzo eccessivo di questa frutta e verdura di stagione che fa molto bene, però ripeto, perché l'intestino è molto delicato potrebbe causare un'eccessiva attività dell'intestino. Sono rimaste ancora, mi sembra, le bevande, quelle a base di riso, di Di avena, di soia, che soia, sono oggi l'alternativa al latte perché abbiamo delle grandi intolleranze al latte esatto. derivati. Si Esattamente. è visto che il latte comunque ad una certa età si associa spesso all'ipercolesterolemia e comunque è un prodotto molto calorico. Allora, queste bevande devono essere verificate. Noi dobbiamo leggere attentamente le etichette perché un conto è una bevanda naturale, un estratto quindi che ne so io di avena, di soia o che sia naturale, un conto è che sia lavorato industrialmente con aggiunta di aromi, zucchero di canna, estratti di vaniglia, cioè più noi aggiungiamo
prodotti e diciamo artificiali e meno il prodotto puro. Quindi anche qui direi che per prendere un prodotto che sostituisce il latte, che poi alla fine è un prodotto industriale non salutare, tanto vale farsi un bel succo di frutta, un bel estratto di frutta fresco, oppure una tisana che può essere adattata alle nostre necessità, ai nostri bisogni, quindi la tisana con la formula più adatta alle nostre necessità fisiche. Dottor Torchi, io la ringrazio per i suoi preziosissimi consigli. A casa vi ricordo che se voleste rivedere uno di questi appuntamenti e non solo, basta andare su YouTube, andare sul canale del Dottor Torchio oppure digitare i consigli del Dottor Torchio e vi verranno fuori tutti i video. Per il momento io vi auguro un buon proseguimento.